anche all'osteria dove ci si trovava la domenica, sabato sera, quando dovevamo andare in giro, il ritrovo era dalla Guerine, andavi là, bevevi il caffè, poi partivi, andavi in discoteca, si andava in giro. Sì, la Guerine era l'unica osteria che c'era, unica. C'era nel circolo, ma andando Sì, ma italiano. quando ha cominciato la Guerine, il circolo ha smesso. No, sì, non è tutto. C'era sul circolo, aveva due giochi di bocce, ma bisognava fare minimo 50 metri per andare sul gioco di bocce, per buttare su un bicchiere di vino. Ma non c'era ancora, c'era ancora un po' tanta miseria. Dopo il circolo è stato chiuso, non tanto dopo. Dopo dal 50, 51, 52, quegli anni lì è sparito, perché hanno aperto la Guerina, ma era piccolina anche la Guerina. Poi, Quello che ha tenuto per pisare tutta tu non stava la Guerina. dopo 3 o 4 anni però hanno fatto una giunta, perché la casa non era così, hanno fatto una giunta, hanno fatto i giochi delle bocce. Allora ho cominciato un po' a fare un po' di più. E andavamo giù d'inverno quando eravamo qua, che arrivavamo dalla Svizzera, il ritrovo la sera era quello. Eravamo giù sempre 10, 12, 14, 15, così tutte le sere, Tutti giovani. tutti giovani, si andava giù a giocare alle bocce. Dopo si beveva Gli dà su un po' tanto un po'. Gli dà anche. su un po' come. Un Dicevano che po' uno beveva, tanto buttavano il anche. conto. Sì,